state? Vi piacciono i nostri video? Oggi è il quarto venerdì, sì, quindi vi tocca il laboratorio con me questa volta. Quindi noi abbiamo pensato che nei nostri laboratori vi potremmo presentare un'attività che ci piace particolarmente. Matteo aveva fatto il laboratorio sugli aeroplani di carta perché gli piace particolarmente lavorare con il legno, con la carta e creare dei piccoli oggetti. A me piacciono molto le piantine, i fiori, mia sorella. E sono appassionata appunto del mondo della natura e quindi potete vedere qui un pezzo di pino. E vorrei proporvi l'essiccazione dei fiori. Questa attività era molte volte svolta da Giovanna. Ci faceva appunto andare a raccogliere i fiori, poi li essiccavamo attraverso delle presse. Noi la pressa a casa non ce l'abbiamo, quindi useremo dei libri pesanti, e poi li utilizzavamo per decorare ad esempio le fotografie oppure fare dei segnalibri. Dotatevi di forbici dalla punta arrotondata, molto importante, un sacchettino di plastica tipo di quelli per la spesa o una busta che usa la mamma e non le serve più. Mettetevi le scarpe e usciamo per andare a prendere i fiorellini. Eccoci qui, io sono nel prato di casa mia e avrei pensato che potrebbe essere bello se raccogliessimo assieme le piantine di cui Letizia aveva parlato nel video di settimana scorsa. Quindi il tarassaco o dente di leone, l'ortica direi di no perché pungendo potremmo farci del male, pensavo al trifoglio che è facile da trovare e ha dei bei colori, e poi vediamo se troviamo altre piantine che ci piacciono. In qualsiasi caso voi potete comunque raccogliere qualsiasi fiore che abbiate voglia. Qui ho già trovato il tarassaco, sistemo il telefono così li potete vedere. È questa pianta qua, vedete, ha questi denti, queste foglie che sembrano proprio dei denti, ed è quello che lui si lamentava, che aveva paura dei bambini. E questo qui è il suo fiore, vedete questo bel fiore giallo, che poi quando è maturo diventano tutti i soffioni che noi ci divertiamo appunto a soffiare. Allora, con le forbicine dalla punta arrotondata, molto importante di nuovo, prendiamo il fiorellino, con una mano lo teniamo qui sotto senza stringerlo troppo, e con l'altra, con la forbicina, tagliamo lo stelo abbastanza in basso. Lo tagliamo, eccolo qua, e lo mettiamo dentro alla bustina di plastica che ci siamo portati, e possiamo anche raccogliere una delle sue foglie, eccola qua, così almeno possiamo metterla assieme. Potrebbe essere una cosa carina se magari poi voi avete voglia, potete scrivere la storia che vi ha raccontato Letizia settimana scorsa e mettere vicino i fiorellini essiccati. Magari lo faremo anche noi e vi potremo mandare qualche foto, così vediamo tutti i nostri lavori e potremo confrontarci. Comunque, vi parlavo del trifoglio, quindi rimetto giù il telefono. Il trifoglio è questo fiorellino qua, è un fiorellino rosa che appunto tre foglie, da questo il nome trifoglio. Quindi di nuovo con una mano la teniamo qua sotto, con l'altra, con la forbicina, tagliamo di nuovo uno stelo abbastanza lungo, ecco qua, vedete che si vedono bene le tre foglioline. Potete prenderne quanti ne volete, 1, 2, 3. Una volta fatto questo, di nuovo dentro alla bustina di plastica. Mi sono spostata un po' all'interno del prato e ho trovato un altro fiorellino che potrebbe interessarci. Ha i fiori blu viola e si chiama Bugola. Ora sistemo il telefono così vi faccio vedere. Quindi stessa storia, lo prendiamo, lo tagliamo alla base, ecco qui, è questo fiorellino qua. Ora lo sistemiamo nella bustina di plastica e andiamo dentro, così cominciamo a essiccare i nostri fiorellini. Eccoci di nuovo in casa, abbiamo cambiato un attimo location perché così mia sorella può fare le riprese. Quindi abbiamo il sacchettino con le piantine, ci serviranno poi un giornale che mamma e papà non leggono più e un libro pesante, abbastanza grande come dimensioni, così riusciamo a fare stare bene le piantine. Prendiamo il giornale, dobbiamo prenderne un foglio. Il foglio del giornale tutto aperto è grande, quindi lo peghiamo a metà e poi di nuovo a metà. Deve essere grande più o meno come un foglio della stampante. Lo apriamo come fosse un libro, in questo modo, e prendiamo le nostre piantine. Io comincio dal tarassaco, quindi prendiamo la foglia del tarassaco, la allarghiamo per bene tutti i denti e la mettiamo, vedete qui c'è la metà del foglio. Le piantine non devono superare questa metà, devono stare solo su questo foglio qua dove c'è il porcellino. Prendiamo la foglia, la mettiamo qui appiattendola bene in modo che
che tutti i denti siano belli visibili. Il fiore del tarassaco, li mettiamo vicino, lo appiattiamo un po' in modo che, vedete, sia poi visibile per bene. Ecco, il trifoglio, lo mettiamo qui vicino, le foglioline belle aperte, e l'ultimo che mettiamo qua. Ecco fatto. Ora chiudiamo bene, appiattiamo un pochino. Il mio foglio del giornale esce un po', però non è importante. Apriamo il libro più o meno a metà, in modo che verrà bene pressato. Lo mettiamo dentro, chiudiamo. Una cosa importante è che i fiori non escano dal libro, perché altrimenti non verrebbero essiccati. Quindi, vedete? Il fiore non esce da questa parte, neanche dal basso e dall'alto. Quindi abbiamo fatto un buon lavoro. Lo mettiamo in questa posizione per circa 5 giorni. Mettiamoci dei pesi sopra, delle pietre oppure degli altri libri, in modo che ci sia molta pressione. E poi vediamo come vengono fuori. Il risultato finale deve essere circa questo. Avevo già preparato dei campioni prima, dentro il libro di scuola, e non ho scoperto l'utilità. Scherzo, studiate. Allora, vediamo un po'. Qui c'è il tarassaco con la fogliolina, il trifoglio, eccolo qua. Poi andiamo a cercare nelle altre pagine dove avevo messo gli altri, ecco qua. Questo qui l'avevo preso bello grande, con anche tutte le radici. Oppure avevo anche seccato, per farvi vedere, la ginestra. Ecco questo bel fiorellino giallo. Potete poi utilizzarle, ad esempio, appunto vi dicevo, per decorare delle fotografie. Ad esempio io qui ho delle fotografie con la mia cara amica Letizia, e ad esempio si possono mettere, potete attaccarli, questo qui è troppo grande, però il trifoglio dovrebbe starci, potete metterlo tipo qua sopra, o lo attaccate con la colla, con un, magari fate col vinaville un po' di colla, fate un miscuglio e col pennello lo attaccate, tipo si potrebbe staccando questa fogliolina qua, oppure girandolo dall'altra parte potete metterlo così. Oppure potete fare dei bei segnalibri. Con questo è tutto, ci vediamo venerdì prossimo, ciao!